alle condizioni del paziente. Nel frattempo si sposta dalle due macchine cercando di capire le condizioni di ambedue, chi è la gravità e i parametri vitali. Allora, voi vedete che intanto che vengono prestati i primi soccorsi, gli agenti della polizia locale incominciano la squadra infortunistica a fissare e focalizzare i veicoli e quindi la zona per poter raccogliere tutte le tracce che dopo serviranno per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Può apparire alle persone che assistono è abbastanza cinico, però noi facciamo un lavoro meramente tecnico, quindi di rilievo di elementi, di tracce che ci sono sulla sede stradale, al fine di stabilire dopo le responsabilità, per cui distaccati da quelli che possono essere i fattori emotivi. Allora, abbiamo visto che il conducente di una macchina è stato accompagnato in ambulanza, in quanto il capo servizio ha chiamato la centrale operativa con cui noi siamo sempre in contatto, e dato che le condizioni di questo paziente sono più lievi data la rivelazione dei parametri, viene accompagnato in ambulanza, sarà in attesa di essere ospedalizzato. Nel frattempo i soccorritori, che si sono ormai dedicati tutti quanti nell'altra macchina, cominciano a rivalare i parametri e sono in attesa del fuoco, in quanto il capo squadra è accorto che il lato della macchina è bloccato e quindi viene difficile l'estrazione del paziente dal veicolo. In questo caso noi abbiamo l'abitudine di, non è identificato proprio di protocollo, avvisare sempre la centrale quando abbiamo bisogno, o dell'invio dei vigili del fuoco, in questo caso per poterci agevolare l'estrazione del paziente, delle forze dell'ordine nel momento in cui avviene un incidente e quindi abbiamo bisogno di far fermare il traffico per far sì di lavorare in sicurezza. In questo momento il capo squadra sta chiamando la centrale operativa, sta riferendo tutti i parametri di tutti i pazienti, dicendogli appunto rivelando che cosa avevano i pazienti, qual è stata la dinamica dell'evento, quali traumi possono subire i pazienti, le loro condizioni in generale, in modo tale che poi dopo gli sarà assegnato anche l'ospedale più di competenza. In questo momento sta riferendo a tutto il resto dell'equipaggio che sta arrivando, i vigili del fuoco. Il pretensionatore delle cinture, che è completamente molle, vuol dire che la persona che c'era qui sopra faceva uso delle cinture di sicurezza, tant'è vero che le lesioni sono state nettamente inferiori dell'altra persona che non indossava le cinture di sicurezza. Ha la forma di un giubbottino con dietro una tavola rigida che va a bloccare tutta la parte della testa, quindi del rachide, fino alla parte lombare della schiena, in modo tale che quando lo si estrae si fa in maniera traumatica. Utile per tenere e bloccare il collo, è stato dato ossigeno, molto importante nei pazienti traumatizzati perché hanno bisogno di un apporto maggiore di ossigeno. Allora iniziamo a mettere qui. Voi dall'esterno non potete vederlo, ha proprio la forma di un giubbotto con una parte dietro molto alta che arriva fino alla testa. Ha detto alla prevenzione dell'incendio motore o dello scoppio delle bombe da gas, dell'impianto metano, ed è un'attività di prevenzione. Gli altri due vigili hanno tirato giù uno strumento chiamato gruppo taglio, composto da cesoio e divaricatore, si occuperanno di tagliare la macchina o di divaricare le varie lamiere e di estricare il fuori traumatizzato. Allora, Davide, aspetta che finiamo il tempo. Allora, sganciamo l'ossigeno che adesso devo tagliare. Allora, l'attività di rilievo sull'incidente stradale continua nel fare i preparativi per poter estrarre il ferito e nello stesso tempo si cominciano in giro a raccogliere
eventuali testimoni. Ecco, ritornando al discorso dei testi, i testi sono attendibili solo nella misura in cui hanno visto l'evento, cioè erano presenti, quindi quando si raccolgono le testimonianze gli si chiede dove, che posizione si occupava, al fine di poter verificarne l'attendibilità delle dichiarazioni. Ecco, come vedete oggi ci sono tre forze impegnate, polizia locale, vigili del fuoco e personale sanitario, parasanitario, che agendo in sinergia alla fine salvano le vite delle persone. Lo stesso lavoro che fa le mani del soccorritore, quindi tenere ferma la parte del collo. Poi viene coperto con la metallina, che è una coperta che non serve a riscaldare, ma è evitare la dispersione, perché è importante mantenere il calore sufficiente traumatizzato, perché può ricorrere in uno shock. Chiamato l'ANCO, questo nome è stato dato perché è informato da... Quindi vengono posizionate i soccorsi, quindi di effettuare il rilievo. Metallina, chi è che ce l'ha una metallina? Allora andiamo col ponte su. Aspetta, Adesso una volta messo sulla tavola spinale, il paziente viene ulteriormente indagato. Quindi sono stati applicati metallina ai lati della testa dei cuscinetti chiamati fermacapi, che fanno lo stesso lavoro che fa le mani del soccorritore, quindi tenere ferma la parte del collo. Senti? Poi viene coperto con la metallina, che è una coperta che non serve a riscaldare, ma evita la dispersione, perché è importante mantenere il calore sufficiente traumatizzato, perché può ricorrere in uno shock. Chiamato l'ANCO, questo nome è stato dato perché è informato da... È stata la chiamata, l'intervento di tutti, sono esattamente passati 24 minuti. Io direi fare un applauso sia alla professionalità di mostrare la vita del fuoco che alla personalità del sanitario. E fortunatamente che il tempo è stato veramente. Considerate che questo tipo di attività si fanno in tutte le condizioni.